Buonasera a tutti, siamo a Castrovillari in occasione del festival Antonio Vivaldi. Antoni Siamo Vivaldi. alla terza edizione appunto del Festival Antonio Vivaldi. Per questa serata conclusiva è in questa cornice meravigliosa che è il Protoconvento Francescano di Castrovillari e appunto siamo arrivati all'ultima serata. Siamo molto contenti della risposta del pubblico nelle settimane passate perché nell'altra location del festival, il Castello Aragonese, la saletta è sempre stata, possiamo dire, gremita, quindi siamo decisamente contenti della risposta del pubblico di questo mese. Qual è stato il filo conduttore che ha legato tutti questi eventi di questo festival quest'anno? Ma diciamo che è stata una riflessione sulla musica del 600 e del 700, anche diciamo in una chiave, come dire, moderna, ovvero abbiamo cercato di fare una riflessione sulla recezione della musica del 600 e del 700, ovvero co cosa ha significato la musica nel 600 e nel 700 nella storia della musica mondiale in generale e quali sono le strategie, le possibilità che magari compositori e arrangiatori di oggi adoperano, diciamo, affrontando questi repertori, ecco. Questa è l'ultima serata del festival. Ci sono già progetti per l'anno prossimo, progetti per il futuro? Assolutamente sì, il festival dell'anno prossimo probabilmente avrà più date, sarà diciamo spalmato su un periodo maggiore tra ottobre e dicembre. Sarà un festival che ancora di più di questo avrà la sua ragione d'essere nella musica barocca su strumenti originali. Cercheremo anche di ampliare geograficamente lo spettro di azione del festival perché pensiamo di fare qualche data su Cosenza e Rende, quindi sì, insomma, il festival va avanti. Noi questa sera fra poco entreremo dentro e faremo un po' vedere un pezzettino di concerto. Ci anticipa cosa ascolteremo? Il concerto di stasera è molto interessante, verte su il compositore che è il padre della scuola napoletana del Settecento, Alessandro Scarlatti, e in particolare sulle cantate di Alessandro Scarlatti, che sono veramente dei gioielli di raffinatezza e delle prove non indifferenti per i gruppi che vanno ad affrontarle, quindi sarà una serata molto interessante. Bene, allora ci vediamo fra poco. Grazie, buona Grazie, noi serata. facciamo un giro. Allora, noi continuiamo a fare un giro all'interno del teatro qui a Castrovillari. Ciao a tutti, voi scrivete, commentate, poi risponderemo piano piano. Facciamo un giro qui all'interno di questo spettacolare monumento che è stato illuminato. Col Protoconvento francescano che è stato illuminato per l'occasione, per essere valorizzato. Quindi questa sera si terrà l'ultima serata del Festival Antonio Vivaldi. Adesso entriamo dentro, facciamo un giro. Ok. Ciao a tutti, ciao Valeria, ciao Roberto, ciao Cindy. Continuiamo. Adesso vediamo di fare quattro chiacchiere con qualcun altro. Entriamo dentro il teatro. Ecco. La professoressa. Salve professoressa, lei è la professoressa Maria Letizia Candelisa. Anna Letizia, sì. Sono una docente di storia dell'arte del liceo artistico. I miei alunni hanno partecipato, sono stata molto contenta di questa bellissima, come dire, iniziativa, di cui però questo è il secondo anno. Si ripete un'esperienza coinvolgente per i ragazzi. Lo scorso anno hanno presentato delle opere che hanno fatto loro, diciamo opere d'arte. Anche se sono giovani, per cui non si può pretendere un livello di esperienza, però hanno riscosso molto successo. Si sono impegnati in gruppo, si sono impegnati individualmente. Quest'anno ci abbiamo comunque dovuto un pochino impegnare, ci siamo impegnati perché era una modalità diversa, alla quale non erano pronti, però Però è una modalità.
e lo dirò in breve, che consentirà loro di ottenere, diciamo, dei risultati a più largo respiro, perché devono capire i giovani che oggi l'arte si deve coniugare con la multimedialità. È una tecnologia comunque che ci lascia un pochino perplessi, ma io dal momento che insegno storia dell'arte spero di far capire ai giovani che le tecnologie sono sempre state una novità, e faccio il paragone, anche se un pochino, come dire, troppo distante nel tempo, faccio il paragone con la cupola di Brunelleschi, e anche quello fu un episodio dovuto proprio all'ingegno di qualcuno che si è dovuto cimentare con una tecnologia e ci è riuscito, è da lì che poi è partito tutto quello che poi è ciò che ci rappresenta al meglio, perché il Rinascimento italiano, Firenze, è quello che è. Oggi c'è una nuova sfida, è la sfida della tecnologia, della multimedialità. E come durante l'impressionismo si pensava che la fotografia arrivasse a minare il campo dell'arte e tutti gridavano un pochino osteggiando la novità, poi si è scoperto che invece le novità sono a vantaggio della creatività. Quindi c'è stata una buona risposta da parte degli alunni? Io ritengo di sì, perché hanno risposto con entusiasmo, anche se all'inizio si sono un po' disorientati. Volevano a tutti i costi dipingere, utilizzare le vecchie tecniche. E questo va sempre bene, però è il momento di cominciare a implementare nei giovani, in questa generazione, il concetto che non c'è solo l'arte che tu fai ex novo, ma c'è anche una memoria che tu puoi tramandare con le nuove tecnologie. E questo è fondamentale, perché noi abbiamo un patrimonio immenso e dobbiamo imparare anche a saperlo divulgare con le nuove tecnologie. Quindi si sono impegnati in questo, hanno praticamente ripensato le loro piccolissime memorie e le hanno dovute mettere a frutto, quindi hanno imparato come si fa, e questo secondo me è un risultato eccellente, a prescindere poi da quello che si riesce a documentare veramente. Quindi ci sono stati ottimi risultati dal punto di vista artistico. L'esperienza che abbiamo fatto nel giro di un mese, poi, perché a questo si è ridotto, ha costituito per i giovani, secondo me, un elemento dirompente, ecco, io lo definisco dirompente. Hanno capito, perché all'inizio non erano troppo pronti, si aspettavano le solite cose. Adesso invece sono ben felici di essere riusciti intanto a portare avanti il discorso, a completarlo, e quando hanno visto il risultato hanno capito che forse avevo ragione. E quindi adesso sono ben contenti, non solo perché il premio è consistente, di questo dobbiamo ringraziare la Cosenza Autentica, l'associazione che gravita intorno a Giulio Melicchio, che è un abilissimo tessitore, e poi però ci vuole anche chi segue queste cose, quindi sono felice che questo matrimonio, questo sposalizio tra un'associazione che proviene da Cosenza e un territorio che è quello di Castrovillari sia riuscito a realizzare questo connubio. Quindi è un matrimonio riuscito che ci sarà anche l'anno prossimo. Penso sì che dovremmo trarre molto spunto da questa esperienza, perché è nuova. Certo all'inizio, ripeto, c'è un po' di disorientamento. Successivamente le cose andranno sicuramente meglio alla grande, perché avremo un'esperienza alla quale fare riferimento. Bene, la ringrazio tante. Noi continuiamo a fare un giro. Grazie. Salve, possiamo fare le due domande? Siamo in diretta su Facebook. Lei sente, lei dove viene? Allora, io vengo da Castrovillari. Quindi proprio qua vicino? Sì, qua vicino, conosco l'ambiente, quindi ho partecipato volentieri. E con entusiasmo. Lei è un amante della... Sono amante sia della musica, tantissimo, perché veramente io amo la musica e la adoro. E quindi ogni iniziativa musicale mi vede partecipe all'interno di questo comprensorio che è Castrovillari, questa grande città.
e nello stesso tempo ho trovato un momento veramente interessante all'interno di questo evento così grandioso che ha coinvolto anche le scuole e non soltanto gli abitanti di Castrovillo, le persone che amano la musica, la parte che riguardava la partecipazione di un sommelier che ha spiegato a noi la cultura del vino, proprio il paese del vino della nostra zona, che ha dato lustro in tutti questi anni alla cultura del vino, alla cultura anche di come ci si possa avvicinare ai cibi genuini delle nostre, prodotti dalla nostra, nostra terra, sì. Dalla zona del Pollino. E quindi ha seguito tutte le altre... Tutte le serate, specialmente la musica barocca, che mi ha trovato entusiasta anche perché sembra che non sia molta prodotta all'interno della nostra zona, condotta diciamo in modo esemplare, suonata in modo esemplare da alcuni concertisti, e che ci ha fatto vedere all'interno stesso, ma ascoltare, ma anche vedere come la musica può essere rappresentata anche in modalità diverse attraverso anche il jazz, diciamo così. Va bene? Bene, bene. Allora ci vediamo l'anno prossimo. Io me lo auguro di tutto cuore perché è un momento importante, veramente importante, perché possa dare lustro a questo territorio che ne ha veramente bisogno, specialmente nell'ambito della cultura. Okay, adesso la lasciamo al concerto, buona serata, grazie. Grazie. Chi abbiamo? Un'altra professoressa, professoressa Bloise, giusto? Buonasera, sì. Sono Nunzia Blois, insegno alla Scuola Media De Nicola e abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con il presidente dell'Associazione Culturale Calabria Autentica e avuto la possibilità di presentare un concerto sulla musica barocca presso la Scuola Media De Nicola. O meglio, la scuola secondaria di primo grado di Castrovillari. Com'è stato l'approccio dei ragazzi con questo tipo di musica che è inusuale? Vista l'età particolare dei ragazzi, perché noi agiamo sui ragazzi che sono preadolescenti, l'attività ha avuto un grandissimo successo. I ragazzi hanno gradito, hanno ascoltato con grande attenzione e poi hanno posto anche delle domande naturalmente riferite agli strumenti utilizzati, agli strumenti d'epoca utilizzati, alla tiorba, alla chitarra battente, all'arciliuto, e hanno considerato i colleghi musicisti che hanno presentato l'attività come giovani davvero molto vicini per il modo in cui si sono presentati, per anche le facilitazioni che hanno avuto nell'ascolto, in quanto l'ascolto è stato anche occasione per poter capire meglio la tipologia della musica del primo barocco e la tipologia degli strumenti. Bene, quindi è stato un esperimento riuscitissimo. Sì, molto ben riuscito. Bene, bene, grazie mille. Grazie soprattutto al dirigente scolastico, il professore D'Ambrosio, Gianmarco D'Ambrosio, che in effetti ha voluto che questa attività potesse essere condotta a scuola. Grazie, grazie, buona serata. Salve, facciamo un altro giro. Ecco, un attimo, chiediamo, siamo a Castrovillari per l'ultima serata del Festival di Antonio Vivaldi. Stiamo facendo un po' un giro in attesa che inizi il concerto. Adesso qui siamo insieme ad uno spettatore. Sì. Da dove viene? Castrovillari. Castrovillari, qua vicino. Ha seguito tutte quante le serate oppure questa è la prima? Dunque, quest'anno purtroppo questa è solo la seconda, perché per motivi personali ho dovuto saltare le prime due, non ero in sede. Diciamo che io seguo dalla prima edizione, quando Castrovilla non è stata proprio diciamo attendissima alla prima edizione, perché doveva, ecco, consolidarsi questa realtà. Fa piacere che al terzo anno ormai è entrata
negli eventi, diciamo, per cui la gente è così. Eventi consolidati. Eventi consolidati di Castrovillari. Felice scelta del tema, dell'autore, degli autori, delle location soprattutto. Anche dell'allestimento e della location, perché qua adesso abbiamo un'illuminazione fantastica. Dicevamo con una frase che qui per noi castrovillaresi significa fare un complimento a chi organizza, che non sembrava di stare a Castrovillari. Può sembrare leggermente disfattista, ma è così. Quando un evento, ecco, sembra che non sia... che non sia ambientato a Castrovillari, per noi è una grossa gioia, perché significa che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di non visto prima, qualcosa di in questo caso spettacolare. Volevo solo aggiungere che poi sin dalla prima edizione, data la mia passione per la foto, quindi tramite Facebook ho cercato di promozionare questo evento, soprattutto lo scorso anno, e spero nel mio piccolo di aver dato un contributo, insieme ovviamente a tutta quella che è il meccanismo promozionale che è stato messo in campo eccezionalmente dagli organizzatori. Bene. Grazie mille, le lasciamo al concerto perché fra poco sta per iniziare. Grazie, arrivederci. Vediamo qua, chiediamo al signore. Salve? No, vieni. No, niente, non c'è caso. La vicepreside schifina, sono un fan di... Abbiamo la vicepreside. Ci abbiamo la vicepreside del liceo Alfano. Vicepreside, dov'è la vicepreside? Salve, buonasera. Siamo in diretta su Facebook. Già da prima. Buonasera, salve. Sì. Innanzitutto complimenti per il lavoro che avete fatto insieme agli alunni, insieme ai professori che ce l'hanno raccontato prima. Complimenti anche per l'apertura che avete avuto per questo evento, per far avvicinare i giovani a questo tipo di musica che non è del tutto usuale. No, grazie intanto per aver attenzionato questa partecipazione del liceo artistico di Castrovillari, il secondo anno che grazie alla dottoressa Thieri noi possiamo avere questa possibilità di far partecipare gli alunni che, devo dire, con tanto entusiasmo aspettano ormai questo evento, questo appuntamento, e quest'anno lo hanno fatto in un modo diverso, costruendo questi portfolio che sono, diciamo, un loro curriculum artistico, perché sono ragazzi che appunto quest'anno è stato dedicato agli alunni di quinta classe, alcuni di loro penso saranno premiati e sono quelli che si sono spesi non tanto a fare un'attività come la vecchia edizione dell'anno scorso, la prima. In questa seconda edizione in realtà è stato raccolto il frutto delle loro esperienze nei 5 anni, ragazzi che si sono visti parte attiva in murales e quant'altro, quindi che ben vengano queste belle novità anche nel campo scolastico, che portano gli alunni fuori e quindi a fare delle esperienze che loro colgono, perché possono così mettere in gioco le loro competenze, le loro abilità e quindi tirare fuori questa loro grande passione che sono questi alunni del liceo artistico. Quindi crescere non solo come persona ma proprio culturalmente. Sì, tra l'altro la Veronica Thieri, io lo dico con orgoglio, è stata una nostra alunna, io sono una docente di lettere, è stata una mia alunna molti anni fa quando era il vecchio istituto d'arte. Oggi è diventato liceo artistico e la troviamo promotrice di queste esperienze, quindi non può che farci piacere, per quello cogliamo queste occasioni grandi e più giovani. D'accordo. Grazie mille, la lasciamo al concerto che sta iniziando. Buona serata. Allora, andiamo un attimo fuori e andiamo a far vedere un po', per chi si fosse collegato soltanto adesso, il Prato Convento Francescano di Castrovillari illuminato per l'occasione. Adesso parleremo un po' con i ragazzi del liceo artistico, ma non mi devi riprendere a me però, e c'ho il giubbino. Nel frattempo ci guardiamo un po' le illuminazioni e nel frattempo saluto Rosanna Brecchi, Francesco Sprovieri, Diego, penso che sia pure con Kathleen, e tutti quelli che stanno guardando e condividendo la nostra diretta, una diretta un po' diversa rispetto al solito, stavolta siamo più acculturati un po'.
stiamo facendo una cosa un po' più seria. Abbiamo fatto un sacco di belle riprese che vedrete nei prossimi giorni, anche grazie a Ippolito Bruno che ha pilotato come al solito il suo drone e adesso sta riprendendo una diretta, quindi se Ippolito Bruno domani non sarà reperibile sarà perché hanno fatto delle riprese terribili. Ciao da Dal Gisa. E adesso vediamo se riusciamo a raggiungere, a parlare un po' con i ragazzi delle scuole, che quest'anno questo evento ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole. Andiamo, vieni, vieni. C'è? E qui abbiamo la professoressa Bloise del liceo scientifico di Castrovillari. Salve, buonasera. Ci spostiamo un po' più di qua perché così facciamo vedere, mentre facciamo due chiacchiere, facciamo vedere anche questa illuminazione che hanno. Questo effetto luci che si integrano molto bene con l'ambiente e sono dei richiami. Poi sì, dei richiami perché noi, molti, anche noi siamo arrivati seguendo un po' la stella cometa qua da lontano, l'illuminazione. Sì, molto prenatalizio e quindi a tema. È molto bella questa iniziativa perché sta regalando alla città dei concerti molto molto impegnativi, ma nello stesso tempo che hanno un grande valore, quello di avvicinare la gente alla musica classica, e lo fanno attraverso anche giovani organizzatori. E quindi è un valore doppio che serve a richiamare proprio sul territorio l'importanza, diciamo, dei talenti giovanili. Sì, è un festival poi unico nel suo genere perché in tutta Italia, perché non penso che ci sia un festival dedicato alla musica barocca. No, penso di no. Ci siamo documentati, abbiamo studiato. E i ragazzi come hanno reagito a questo tipo di musica, perché loro sono abituati a ben altro adesso. È vero, però i ragazzi, affinando i loro gusti, crescendo e maturando e soprattutto incontrando altri giovani attraverso l'associazionismo, riescono a coltivare altre passioni, altri gusti, altri interessi. E questo teatro inizialmente era un teatro lirico. Quindi diciamo che il Sibaris ritorna alle sue origini con questa manifestazione di qualità che promuove anche la Calabria, in particolare l'associazionismo calabrese, come impegnato, e questo è importante. Bene. Grazie mille per la disponibilità, la lascio al concerto perché sta per iniziare. Grazie. All'interno c'è una studentessa. All'interno c'è una studentessa. Sara Di Giorgio, io c'ho, che mi suggerisce? Dove è Sara? Sara. Chi è Sara? Sara, sei tu? Ciao Sara, sei in diretta su Facebook. Che mi racconti di questa iniziativa che si sta concludendo questa sera adesso? Allora, è il secondo anno che partecipo al progetto Vivaldi. È stata una bella esperienza, diciamo, sia dal punto di vista artistico che culturale. Ma tu sei un amante di questo genere di musica? Cioè, l'ascoltavi già da prima oppure te l'ha fatto scoprire questo festival? No, ero già ascoltavo questo tipo, questo genere di musica, però con maggior ragione con questo festival ho approfondito di più dal punto di vista culturale. E i tuoi amici, i tuoi compagni cosa ne pensano? Sono anche loro d'accordo da questo punto di vista, anche se loro ascoltavano altri generi e quindi si sono avvicinati soltanto adesso, diciamo, a questo. So che avete preparato delle cose, che cosa di preciso per questo festival voi delle scuole? Noi, come liceo artistico, abbiamo elaborato una presentazione in PowerPoint dove abbiamo messo in questa presentazione i vari progetti a cui avevamo partecipato e quindi i vari concorsi, comprese le opere che avevamo realizzato. E tu cosa hai dato di tuo? Diciamo, ho realizzato questa presentazione dove ho messo sia il progetto che è stato realizzato l'anno scorso
più un'opera a proposito della relazione tra l'arte e la musica. Bene, a noi adesso ti lasciamo perché il concerto sta per iniziare, quindi buona serata e buon ascolto. Grazie, ciao. Andiamo a fare un giro all'interno della sala. Sì, facciamo un giro all'interno della sala sperando di non dare fastidio con le luci. Teatro, sì, siamo all'interno del Teatro Sibaris, le persone stanno arrivando. Siamo all'interno della sala del Teatro Sibaris, qua a Castrovillari, dove fra poco si terrà il concerto della serata conclusiva del Festival Antonio Vivaldi. Adesso magari facciamo qualche chiacchiera con qualcuno. Vieni, vedi là in prima fila la signora vestita in rosso. Musicale. Preparati la luce. Signora, possiamo fare due chiacchiere? Siamo in diretta su Facebook. No, niente. Possiamo fare due chiacchiere noi? Possiamo fare due chiacchiere? Mi racconta cosa ne pensa di questo evento, di questa festa? Bellissimo. Le piace questa musica? La sento la musica, c'è la musica. Ti piace? È bella? È bella? Sì. La signora è la mamma di... Siete la mamma di Francesco Thierry? Sì. È stato dedicato un premio? Sì. Perché era una persona molto ben voluta da tutti. Lo so. Ci sono stata anche l'anno passato. Va bene. Grazie, buona serata. Grazie. Possiamo fare due domande? Possiamo fare... Lei è la prima volta che viene qui al festival? No, io ho seguito tutte le serate. È un'affezionata? Scorso. Sì, perché mi piace, è fatto bene. E la musica barocca è la prima volta che l'ascoltava? No. È un appassionato di questo tipo di... Strumenti che non è facile vederli in giro, strumenti barocchi. E quindi è stato speciale. Ma oltre che i concerti in questo evento vengono coinvolti anche i giovani? È troppo poco, secondo me. Dovrebbero essere coinvolti maggiormente. Qua stasera lo vediamo qualche giovane, adesso andremo a trovare a parlare con loro. Ma delle altre serate, mi racconta qualcosa, cosa è successo? No, è andato tutto bene, ma è stato al Castello Aragonese, tutte le altre... Ci sono state le degustazioni? Sì, c'è stato il percorso gastronomico che non è stato niente male. Quindi le ha fatto scoprire cose nuove, prodotti nuovi locali? Sì, anche come si tiene il calice del vino, come si assapora, eccetera, sì, niente male. Quindi è un evento molto utile alla valorizzazione del territorio? Io dico di sì. D'accordo. Sì, ripetere tranquillamente che io... Sarò presente. Allora ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, arrivederci. E dov'è cosa? Facciamo un altro giro finale. Ah, lui sta per iniziare, non vediamo Giulio perché sta per iniziare il concerto. Ce la fai? Ce la facciamo, sta per iniziare la presentazione del concerto e ve la facciamo vedere qui in diretta, quindi rimanete connessi. Fra poco inizia il concerto. Ok, sta per iniziare. Sì. Sta per iniziare il concerto. Adesso ci spostiamo da poco, però ci mettiamo lì al lato. Okay. Sta per iniziare. Ok, sta per iniziare la serata finale, vi facciamo vedere giusto qualche minuto e poi vi salutiamo.
nel frattempo grazie per aver visto la nostra diretta, se un po' particolare e diversa dalle altre. Se vi è piaciuta condividetela con i vostri amici e mettete tanti mi piace. Sono Giulio Melicchio, il direttore di produzione e presidente dell'Associazione Culturale Cosenza Autentica, ente promotore del Festival Antonio Vivaldi, giunto alla sua terza edizione. Prima di dare inizio al concerto conclusivo della kermesse di eventi dedicata alla musica antica, saluto in sala il progettista Raffaele Mazzuca, persona di particolare cultura e senso del gusto, e il direttore artistico, il maestro Domenico Passarelli, giovane artista dottorando in antropologia del mondo antico presso l'Università di Siena, impegnato in diversi concorsi e produzioni internazionali. Gli eventi che si sono susseguiti all'interno delle sale del Castello Aragonese hanno riscosso interesse e viva partecipazione. Di pregio le sessioni degustative guidate dal sommelier Giuseppe Palmieri, durante le quali i prodotti di eccellenza di aziende quali Ferrocinto, Assolac e Dolce Passione, vera espressione enogastronomica del territorio, hanno regalato suggestioni e alchimie per il palato dei partecipanti. Ringraziamo la Regione Calabria per aver patrocinato e cofinanziato il Festival Antonio Vivaldi, l'amministrazione comunale di Castrovillari, la provincia di Cosenza, l'ente Parco Nazionale del Pollino e la Camera di Commercio di Cosenza. Questa sera, sul palco del Teatro Sibaris, l'ensemble Porte de Voix, composta dai maestri Annalisa De Simone, Francesca Donato, Chiara Mallozzi, Domenico Passarelli e Angelo Trancone. Il programma che sarà prodotto questa sera è incentrato sul compositore Alessandro Scarlatti, padre della musica settecentesca napoletana. In particolare ascolterete cantate per flauti, soprano e basso continuo, veri gioielli della scuola napoletana barocca. Bene, vi chiedo di spegnere i cellulari e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Il concerto sta per iniziare. Ve ne faremo vedere giusto un minuto. Grazie a tutti per aver visto la nostra diretta, se vi è piaciuta condividetela, commentate, mettete tanti mi piace e tanti cuoricini, ci vediamo alla prossima, ciao!